come puoi fare a continuare a produrre sempre nuove idee, a continuare ad avere sempre nuove idee per la tua attività, per il tuo business? Leggevo recentemente un libro del famoso Seth Godin in cui a un certo punto parlava di creare idee, produrre idee. E perché è così importante produrre idee? Beh, tutto ciò che facciamo come imprenditori è creare qualcosa. Come imprenditori, come professionisti, noi creiamo, noi produciamo. E tutto ciò che creiamo alla fine parte da un'idea. Quindi che sia un'idea di un nuovo prodotto, che sia un'idea di un nuovo servizio o che sia semplicemente un'idea di un titolo da utilizzare per una landing page o magari un'idea di una nuova strategia da seguire con il tuo business o magari un'idea di un nuovo contenuto da produrre, da mettere online, magari sul tuo blog, tutto nasce da un'idea. E quindi è importante avere un flusso abbondante di nuove idee, possibilmente di buone idee, che continuano in qualche modo ad alimentare ciò che fai con il tuo business. Quindi come si fa? Bene, un'idea che sostiene Seth Godin è che è impossibile, quasi impossibile, riuscire ad avere solo buone idee. È difficile diventare bravi ad avere sempre buone idee. Quello che succede normalmente con la produzione di idee è che per ogni buona idea che si produce ci sono sempre delle cattive idee che lo accompagnano. Quindi se vogliamo produrre una nuova idea, una buona idea, è necessario avere almeno una cattiva idea o più probabilmente anche 2, 5, 10, 50 cattive idee, e ogni 10, 50 cattive idee ne viene fuori una buona. E quindi bisogna entrare nell'ordine di idee di iniziare a produrre cattive idee. Produciamo cattive idee, cattive idee, cattive idee, non ci censuriamo troppo e ogni tanto ne affiora una buona. Quindi entrare nell'ordine di idee di produrre cattive idee. E dopodiché l'altra cosa è che produrre idee è un po' una cosa che richiede allenamento, che siano buone, che siano cattive. Se diciamo, io cerco un'idea soltanto quando mi serve, molto probabilmente non siamo tanto bravi a produrre idee, se lo facciamo solo a richiesta, solo a necessità. La cosa da fare è entrare nell'abitudine di produrre idee ogni giorno, quindi per esempio 10 idee al giorno. Come faccio io, per esempio, a farmi venire l'idea sempre di nuovi contenuti da pubblicare con questa sfida 365 che sto facendo in questo momento, di cui questo video fa parte, in cui ogni giorno per 365 giorni consecutivi pubblico un nuovo video che pubblico su YouTube o su Facebook. E entro nell'ordine di idee di farmi venire in mente ogni giorno un po' di idee. Quindi ogni giorno io ho una breve sessione in cui faccio un brainstorming, butto fuori una certa serie di nuove idee, diciamo 10 idee al giorno. È un buon metro, è un buon numero per dire ok, mi tengo in allenamento con la produzione di idee. Quindi la cosa che ti consiglio di fare è ogni giorno cerca di buttare fuori 10 idee, così, solo per allenamento. E alcune di queste magari le potrai davvero prendere, le potrai davvero utilizzare. E se poi sei nella situazione in cui magari ti servono davvero 10 idee al giorno per il tuo business, magari una di contenuto, una per mandare un'email, una per mettere una headline, un titolo su una landing page, una per la strategia, una per come organizzare il tuo tempo, quindi su varie categorie per quanto riguarda la gestione del tuo business, beh, allora se davvero ti servono 10 idee al giorno, ricorda che non tutte le idee che produci saranno buone. Allora entra nell'ordine di idee di produrne 20. Se butti fuori 20 idee, sai che magari alcune di queste le riuscirai a salvare, e se fai magari le cose bene, se diventi bravo, delle 20 idee ne salverai 10, ed ecco che buttando fuori 20 idee al giorno riuscirai ad avere 10 idee utilizzabili al giorno. Quindi, riassumendo, genera cattive idee e questo ti permetterà di trovare delle idee buone da salvare. Entra nell'ordine di idea di allenarti a produrre idee, quindi 10 idee al giorno, e se poi di queste 10 idee al giorno davvero le vuoi utilizzare, producine di più, ad esempio 20 idee al giorno, e di queste vai a salvare le 10 che davvero sono utilizzabili, sono utili, sono buone idee. Io sono Marco Scabbia, se stai guardando questo video in qualunque luogo sul web che non sia il mio blog, vai su www.marcoscabbia.com, poi lasciami una reazione, lasciami un commento, condividi questo post e ricorda, sempre avanti, senza mai fermarsi.